Immagina di avere un nuovo monitor e la prima cosa che decidi di fare è iniziare subito a utilizzarlo. Che cosa c'è di sbagliato? Se possiedi un monitor costoso come questo, le impostazioni predefinite potrebbero sembrarti anche buone, ma la maggior parte delle volte non sono affatto ottimizzate. Quindi ora non solo ti mostrerò come ottenere dei colori più accurati, ma anche come aumentare le prestazioni, così potrai ottenere il massimo dal tuo monitor. La prima è un'impostazione che cambia l'aspetto dello schermo in base al contenuto che si sta guardando. In genere si trova nella sezione display o immagine e il suo nome contiene una parola come dinamico oppure adattivo. Ma se hai un OLED potrebbe chiamarsi luminosità uniforme o modalità lettura. La maggior parte delle regolazioni automatiche della luminosità sui monitor può influenzare negativamente sulla qualità delle immagini. Quindi è per questo motivo che bisogna sempre disattivarla. E al suo posto bisogna regolare correttamente l'impostazione principale della luminosità. Questa è probabilmente la cosa più complessa da aggiustare, non solo per una questione soggettiva, ma soprattutto perché andrebbe regolata in base alla quantità di luce presente nella tua stanza. Però c'è un sistema che permette di facilitare le cose, cercando su Google il nome e modello del proprio monitor, seguito da Recommended Settings. Ho notato che compaiono sempre due o tre siti in particolare, TFT Central, Tech Power Up e Techless. Sono dei veri esperti che effettuano test sui monitor con vari strumenti per misurare ogni singola caratteristica. Quindi per scoprire cosa bisogna modificare nel nostro menu colori, possiamo sfruttare le loro impostazioni consigliate. Per esempio, nelle recensioni di TFT Central, all'inizio della pagina c'è sempre un indice guida. Una volta trovata la sezione Calibration, basta cliccarla e come puoi vedere si trovano subito tutte le impostazioni ottimali, dalla luminosità fino ai singoli valori rosso, verde e blu. Perciò adesso, una dopo l'altra, dobbiamo semplicemente aprire il menu, trovarle e modificarle. Nel caso non trovassi il tuo modello, invece, l'importante è fare almeno queste tre modifiche. La maggior parte dei monitor è impostata su una temperatura del colore fredda. Ciò significa che i bianchi appaiono un po' bluastri, i gialli tendono al verde e i rossi e gli arancioni hanno una tonalità spenta. Quindi per risolvere questo problema devi selezionare una temperatura colore di 6500K oppure il profilo caldo. La seconda è un'impostazione che in base a come viene regolata rende l'immagine più profonda oppure più piatta, soprattutto per quanto riguarda le ombre. Però nella maggior parte dei casi l'ideale è utilizzare una gamma 2.2. La terza modifica invece va fatta in base a cosa si preferisce avere tra colori più fedeli alla realtà oppure dei colori accesi e saturi. Purtroppo è possibile trovarla solo in monitor di fascia media o alta nella sezione colore, video o display. Il nome ha sempre a che vedere con la gamma colori e all'interno dovrebbero esserci delle opzioni come normale, sRGB, DCI-P3 e DisplayP3. Oppure in alcuni monitor da gaming ci sono dei nomi come questi, dove la modalità corsa in genere è quella che offre la gamma di colori più ampia. Ogni marchio ha il proprio menu e alcune opzioni o profili vengono nominati diversamente, il che rende impossibile fare un video adatto a tutti, ma l'obiettivo è che una volta modificate queste impostazioni, il bianco non abbia più nessuna traccia o predominanza di rosso, verde o blu. Quindi deve essere il più vicino possibile alla perfezione. L'aspetto del tuo schermo adesso è decisamente migliorato, però quando si tratta di monitor da gaming, i colori non sono l'unica cosa importante che bisogna modificare. Perciò ora ti mostrerò quali impostazioni attivare per ottenere anche il massimo delle prestazioni. Esattamente come quelle di un video, che puoi aumentare con un semplice mi piace. Quasi tutti i monitor, infatti, quando si usano con le impostazioni predefinite, possono soffrire di un orribile effetto fantasma chiamato ghosting. Il motivo è che vengono spediti con alcune modalità e funzioni disattivate. Anche questo modello, per esempio, nonostante sia OLED, è da gaming. Si tratta del KTC G27P6, uno schermo abbastanza costoso e dalle specifiche molto elevate. E come puoi vedere nella sezione gaming, c'è una funzione per ridurre al minimo la latenza e i tempi di risposta dei pixel. In questo caso si chiama Low Input Lag, ma a seconda del marchio potrebbe trovarsi in un'altra sezione e chiamarsi OD, ULMB, DIAC, Blur Reduction e così via. Quindi a prescindere da cosa giochi, per ottenere un'immagine nettamente più veloce e diminuire lo sfocamento è fondamentale attivarle, altrimenti non stai sfruttando appieno le caratteristiche del tuo modello. Però su alcuni monitor ci sono vari livelli per aumentare o diminuire la quantità di overdrive. Ti sembrerà strano, ma non bisogna mai scegliere il livello massimo. Questo perché un overdrive eccessivo crea il problema di ghosting inverso. Quindi per trovare le impostazioni o i livelli migliori conviene applicare il sistema che abbiamo usato prima. Quando si va nella sezione gaming dell'indice ci sono le foto con i vari risultati dei test UFO e attorno a queste immagini viene sempre spiegato quale configurazione conviene usare.
Ci vuole giusto un po' di pazienza nel riuscire a trovare la frase specifica. Oppure sul sito testuffo.com/ghosting puoi provare tu stesso le varie impostazioni di overdrive e motion blur mentre guardi l'immagine in movimento. Così potrai scegliere personalmente l'opzione che ti sembra migliore. Però mentre giochi potresti non avere la stessa fluidità delle immagini. Sicuramente ti sarà già capitato di avere dei cali di FPS e sentire un ritardo di input oppure notare degli strappi nelle immagini mentre muovi la visuale. Questi difetti si creano quando la frequenza di aggiornamento dello schermo ha un intervallo diverso rispetto ai fotogrammi renderizzati dalla scheda video. Ad esempio quando hai un monitor 144Hz, ma mentre giochi hai degli FPS che vanno sotto i 144 oppure oltre i 144. Quindi se vuoi risolvere questo problema, devi attivare anche le due prossime impostazioni. La loro funzione è esattamente quella di sincronizzare continuamente la frequenza di aggiornamento del monitor con il numero degli FPS prodotti. E quale tecnologia utilizzare dipende principalmente da cosa usi per giocare. Se hai un PC con una scheda video AMD oppure una console, ammettendo che il tuo monitor lo possieda, dovrai usare il FreeSync. Mentre se hai un PC con una scheda Nvidia e un modello compatibile, potrai usare il G-Sync. E se utilizzate assieme la tecnologia V-Sync, che è possibile trovare nel pannello di controllo della propria scheda video, le due impostazioni garantiscono una maggiore fluidità e immagini senza strappi. Attenzione però, non va confuso con il VRR delle console di ultima generazione come PS5, Xbox Serie X e Serie S. Quest'ultimo per funzionare richiede l'HDMI 2.1, invece il FreeSync può tranquillamente essere utilizzato anche con l'HDMI 2.0. Quindi se hai un modello 1440p con l'HDMI 2.0 e non puoi attivare il VRR dalla console, puoi comunque attivare il FreeSync dal menu del monitor, che svolge letteralmente la stessa funzione. Ma se hai intenzione di giocare titoli competitivi oppure ad altissimi FPS su PC, sappi che dopo averle attivate si crea un altro problema. Anche se si tratta di una differenza minima, usando queste impostazioni aumenta automaticamente la latenza tra le immagini. Quindi per semplificarti le cose, ecco quando dovresti attivare la sincronizzazione adattiva e quella verticale. Se il numero degli FPS si muove molto mentre giochi e scende spesso sotto la frequenza di aggiornamento del tuo monitor, è proprio in queste situazioni che sentirai i vantaggi del FreeSync o G-Sync. Perciò, soprattutto nei giochi single player e multiplayer con grafiche elevate, conviene utilizzarle. Mentre in qualsiasi altro titolo, specialmente quelli più competitivi e dal ritmo molto veloce, anche se gli FPS superano la frequenza di aggiornamento del tuo monitor, non ti consiglio di attivare nessuna di queste tecnologie. Ora anche le prestazioni sono nettamente migliorate, però ci sono altre due impostazioni che impediscono di sfruttare il monitor al massimo delle sue capacità. Se hai un modello HDR, ammettendo che nel menu sia attivato, non è detto che tu lo stia realmente visualizzando. Questa funzione infatti va configurata anche nel dispositivo a cui è collegato il monitor. Quindi se giochi da console dovrai entrare nelle sue impostazioni schermo, assicurarti che sia attiva e poi effettuare la calibrazione. Se giochi da PC invece scrivi nella barra di ricerca HDR e attivalo. E anche qui volendo è possibile calibrarlo mentre si guardano contenuti con colori HDR. Ma oltre ai video c'è un altro problema che riguarda il testo. A seconda della tecnologia del proprio monitor e del posizionamento dei sottopixel, è possibile che i caratteri vengano visualizzati diversamente da come dovrebbero apparire. Però esiste un modo per migliorare la loro apparenza. Scrivendo Clear Type nella barra di ricerca, non solo è possibile attivare o disattivare questa impostazione, ma cliccando su Avanti si possono vedere delle serie di esempi e selezionare quale risulta migliore. Così si riescono ad eliminare i difetti del testo e ottimizzarne la sua chiarezza. Adesso sì che il tuo monitor ha un aspetto migliore e stai sfruttando completamente le sue potenzialità, ma se lo hai acquistato prima del 2019 dovresti seriamente considerare di cambiarlo. Nell'ultimo anno sono usciti dei monitor spaventosi, quindi dai un'occhiata a questo video dove spiego i progressi avvenuti negli ultimi anni.